Sta configurando. E dovremmo esserci. Sì, ci siamo. Prego. Eccoci qua, ben trovati a tutti e benvenuti a questa serata organizzata dal Centro Studi Sereno Regis. Prima di introdurre l'argomento, vorremmo chiedere al Presidente di fare una breve presentazione e un saluto. Enzo Ferrara. Eccoci qua. Allora, Bentrovati opla, tutti. scusate che ho un ritorno qui così. Allora, buonasera a tutti, grazie. Sì, io sono Enzo Ferrara, sono il presidente del Centro Studi Sereno Regis e sono anche contento di essere qui questa sera. Il Centro Studi Sereno Regis riceve con frequenza sollecitazioni ad intervenire sui temi del fascismo, dell'antifascismo, quando ci sono episodi di intolleranza. Però noi abbiamo difficoltà sovente a fare delle proposte che possano essere, diciamo, utili, fruibili, no? Che non rimandino a modalità di affrontare il tema del fascismo e dell'antifascismo nel passato. Ci sono già moltissimi scritti, moltissimi libri, moltissimi film. Basta ricordare quello che scrisse Piero Gobetti quando giovanissimo, a soli 26 anni, pochissimi mesi dopo, anzi forse meno di un mese. Dopo la marcia su Roma, spiegò che il fascismo in realtà era una forma di infanzia della nazione italiana e anche un'autobiografia. E quindi noi oggi siamo contentissimi di avere questi ospiti, di poterli ospitare, di avere la possibilità di scambiare con loro opinioni, dare voce e riprenderla, perché alla fine, se ci pensiamo, anche il Centro Studi Sereno Regis, per come si è strutturato, per come è nato, è un po' una forma di opposizione a certe modalità di fascismo. Provo a spiegarmi meglio. Le modalità che ci opprimono tante volte sono semplicemente delle repressioni di ogni forma di diversità, no? Ci si attiene a un modello, lo si definisce. Ciò che si configura entro il modello è a posto, ciò che non lo è, diventa estraneo, anomalo, si dice. Ecco, il centro studi in realtà nasce per un'anomalia, una differenza che alcune persone negli anni 70 e 80 pensavano perché non si sentivano di condividere un pensiero violento, la volontà di fare. Di far parte del sistema militare e semplicemente all'epoca erano una piccolissima minoranza, cercando di dare luce, di dare voce a questa loro diversità, cominciarono a fare attività, azioni, crearono un centro di archivio e documentazione che oggi è il Centro Studi Sereno Regis e semplicemente così, esistendo, diedero un po' una loro prima risposta a certe forme di, come possiamo chiamarle, totalitarismo del pensiero. Ecco, il problema dell'attuazione, cioè dell'attualizzazione di queste modalità è ciò che più ci interessa in questo momento. Lasciatemi finire questa piccolissima presentazione ringraziando tutti i presenti, ricordando che quest'oggi questo evento è ripreso su, credo, centinaia di situazioni simili o diverse in tutta Europa. Che c'è un punto su cui voglio aggiungere veramente due parole, che anche i fascismi e i razzismi sono a loro volta delle conseguenze di altre problematiche. Come detto prima, è una risposta molto infantile, però bisogna tener conto che occorre vedere il mondo com'è, certamente, cercare di curarlo,
ma anche di prevenire certe situazioni che poi possono sfociare in certe forme di intolleranza come quelle che questa sera proveremo a contrastare. E allora bisogna vedere il mondo com'è, ma bisogna anche pensare il mondo come vorremmo che fosse. Pensare il mondo come vorremmo che fosse è già il primo passo verso una forma di antifascismo e di antirazzismo, ed è l'augurio che faccio un po' a tutti noi, perché è anche una gran bella modalità per sentirsi giovani, come io non sono più e come siete invece la maggior parte delle persone che vedo a questo tavolo. Ecco, grazie, spero di non aver esagerato con il tempo, ma ora seguo e sto in silenzio ad ascoltare molto volentieri. Grazie. Grazie a te, Enzo. Di nuovo benvenuti a tutti. Questa serata ci vede tutti partecipi e siamo molto contenti che siano in molti a essere collegati. Io mi chiamo Fabrizio, sono un servizio civilista del Centro Studi e come gli altri membri e soci del centro abbiamo pensato di organizzare questa serata in ricorrenza del 9 novembre, che è il giorno, la giornata che come organizzazioni che si occupano di contrasto appunto ai fenomeni del razzismo è stata riconosciuta come simbolo contro il fascismo e l'antisemitismo. In particolare la rete United, un network appunto di organizzazioni europeo, si impegna come noi a diffondere queste iniziative. E lascerei la parola al primo dei nostri relatori, che è Fulvio, a cui dedichiamo appunto questo inizio di serata, che in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia si è offerto di farci una piccola introduzione sul significato storico di questa data. E quindi lo invito a iniziare il suo intervento e lo ringrazio per la sua preziosa presenza. Allora, buonasera a tutte e tutti, veramente grazie, perché per me è sempre un'emozione, diciamo, incontrare amiche e amici con cui si sta facendo un percorso insieme. Magari non ci si vede, non ci si sente così tanto come vorremmo, ma sicuramente viaggiamo sugli stessi sentieri. Dunque, prima già Enzo ha detto una cosa centrale, bellissima, cioè vedere immaginare il futuro come vorrei progettare, fare in modo che nel nostro presente riusciamo a creare un futuro come lo vorremmo. Era esattamente quello che hanno fatto le donne e gli uomini della Resistenza, che noi abbiamo avuto anche nel nostro paese. Allora, quindi grazie, perché per noi dell'AMPI è sempre importante riuscire ad avere qualunque spazio oggi, nonostante siano passati tanti anni, è un percorso che prosegue. Allora, noi abbiamo alcune caselle da riempire, alcune caselle. Un po' di conoscenza ci deve stare, quindi siamo qui anche per questo. Allora, quando noi parliamo di fascismo, parliamo di quell'esperienza storica che comincia, fondata come partito, come movimento politico, nel 1919 in Italia. Quindi tutto ciò che poi è venuto dopo nel mondo, con la Germania, con la Grecia, Sud America, la Spagna, è tutto partito da noi. 1919. È salito al potere nel 1922 ed è finito, concluso nel 1945. Questo è il fascismo, con tutto quello che ci sta in mezzo, ovviamente, di quello che ha fatto, eccetera. Quando invece parliamo di nazismo, parliamo di un movimento politico, anche qui nato immediatamente dopo la Prima Guerra Mondiale, che si è sviluppato fra altri passi e che ottiene il potere nel 1933, quando Adolf Hitler diventa cancelliere, ed è finito nel 1945. Questo è il nazismo. Quando parliamo di ciò che è accaduto dopo, di quello che succede ancora adesso, parliamo di neofascismo e neonazismo, ok? Perché sono esperienze concluse storicamente nel 1945, e questo deve essere chiaro. Allora, noi in Italia abbiamo coniato comunque la parola nazifascismo, perché fra il 1943 e il 1945, quindi in piena Seconda Guerra Mondiale, in Italia abbiamo avuto un'Italia spaccata a metà, in cui
nel sud, ripeto, guerra in corso, c'erano le forze alleate che conducevano la guerra, mentre nel centro-nord c'erano i tedeschi che avevano sottoposto l'Italia al luogo di occupazione. E comandavano i tedeschi, vuol dire che i fascisti italiani del nord Italia rispondevano agli ordini dei nazisti tedeschi. Perché dico questo? Perché quando noi andiamo a parlare di discriminazioni e di aggressività, di violenza contro le minoranze, quando parliamo di cose che succedono oggi, è importante sapere perché accadono oggi. E il perché, questa parola sul perché, dobbiamo andare a vedere cosa è successo anche ieri. Allora, sostanzialmente sono state due le più grosse minoranze che sono state colpite dai fascisti, per quanto riguarda l'Italia, ovviamente, dai fascisti e anche dai nazifascisti. Ah, sicuramente sono state due minoranze che hanno subito anche cose comuni, che sono state disciplinate che sono state colpite da provvedimenti anche simili, ma si parla sempre, quasi esclusivamente di una delle due. Allora, io sto parlando della minoranza appartenente agli ebrei e della minoranza appartenente agli slavi. Queste due sono state due componenti colpite dal nazifascismo. Allora, per quanto riguarda gli ebrei, non stiamo a ripetere tutto nei dettagli, comunque c'è tutto il discorso delle leggi razziali, che erano però, perché noi le chiamiamo leggi razziali, ma in realtà stiamo parlando di leggi in difesa della razza ebraica. E gli intellettuali, scienziati, medici italiani fascisti avevano scritto fior fior di documenti scientifici, non solo politici, avevano addirittura delle riviste, no? La rivista che si chiamava appunto La difesa della razza, proprio perché si era convinti che le razze diverse, quindi inferiori, quale quella era degli ebrei, mettessero in pericolo la razza pura, che ovviamente era la razza di chi si era inventato questi provvedimenti, quindi in questo caso la razza italiana, che da provvedimenti si pensava facesse parte appunto biologicamente della razza ariana. Ora, quando parliamo di leggi razziali, parliamo di provvedimenti politici che vanno a modificare la realtà esistente. Quindi, in un provvedimento politico, e tutti abbiamo accesso a questi documenti, si può andare a leggere che il concetto di razza è un concetto biologico, che l'essere ebreo è un concetto biologico e cose di questo tipo, con tutti i provvedimenti delle leggi razziali del 1938. Perché è importante ricordare questa cosa del fascismo e del nazifascismo? Perché quando i nazisti inviano le loro divisioni armate a occupare il nord Italia, ed è lì che poi si sviluppa la resistenza armata anche dei partigiani e delle partigiane, e cosa vanno? Vanno nei comuni, vanno nei vari centri abitati e prendono che cosa? Prendono gli elenchi di tutte le famiglie, nome, cognome, indirizzo, nome, cognome, indirizzo, di tutte le persone appartenenti a quella minoranza che già il fascismo aveva codificato. Ecco perché si parla di responsabilità italiana nello sterminio, sapendo poi cosa è successo appunto nei lager, nei grandi centri di sterminio successivi. Quindi per quanto riguarda gli ebrei, sostanzialmente è un percorso che comincia con le prime squadracce fasciste, i primi pestaggi, eccetera, e poi finisce ovviamente con i forni crematori e il camino che fuma, ok? Questo è il percorso, attraverso dei provvedimenti istituzionali. Questo. Non si parla di fascismo se non c'è il legame con le istituzioni. La componente invece slava è una componente di cui si parla ovviamente sempre troppo poco, ma è stata colpita addirittura prima rispetto alla minoranza ebraica. La componente slava è stata colpita subito dopo la Prima Guerra Mondiale, quando cioè l'Italia cosiddetta vincitrice, sorrido perché potremmo discutere molto sulla vittoria o meno, dopo la Prima Guerra Mondiale, ha acquisito questi territori, l'Istria, la Dalmazia, e in quei territori c'erano appunto le popolazioni che li abitavano da secoli, da millenni, quindi le cosiddette facenti parte adesso del Regno d'Italia, no? Nel 1918-19, le componenti slovena e croata soprattutto. Queste minoranze non erano considerate a tutti gli effetti sudditi del Regno d'Italia. Già il fatto che si fosse sudditi non si era cittadini, ok? Concetto base. Ma
Il fatto di essere sudditi di Serie B li faceva proprio connotare come bersagli di questi nazionalisti italiani che usavano anche proprio la violenza. Allora, alcuni dei primi provvedimenti che sono stati usati contro gli slavi sono proprio quelli del 1923, cioè con la chiusura delle scuole slave. Parliamo della riforma della scuola di Gentile, che magari non tutti abbiamo sentito, ma che ci fa capire cos'era il fascismo. Sale al potere nel 22, nel 23 subito mette mano alla scuola per farne una gigantesca caserma, una struttura di violenza e di addestramento militare, per quanto riguarda i maschietti ovviamente. Per le femminucce c'era il discorso di insegnare cosa voleva dire essere delle femmine, a stare buone, a stare zitte, essere delle brave donne di casa. Quindi brave sorelle, bravi mogli e brave serve, in sostanza. Questa era l'idea della società fatta dal fascismo. Allora, la minoranza slava è stata colpita con la violenza perché? Perché se noi andiamo a guardare tutte le scuole che sono state chiuse, anche lì, come era per gli ebrei, gli insegnanti che non potevano più parlare la lingua slovena, la lingua croata, venivano colpiti perché non potevano più neanche esprimere il loro culto, che ovviamente non era quello cristiano-cattolico, era diverso. E allora come fai a essere un vero italiano se non sei con la Chiesa Cattolica? Come fai a essere un vero italiano se non sai nemmeno parlare italiano? Come pretendi di insegnare in una scuola che... E quindi sono stati colpiti anche loro, perché bisognava italianizzare e rendere tutto italiano. In quelle zone è stata appunto portata un'italianizzazione forzata, che poi ha portato a una durissima repressione, che ha scatenato quindi una durissima resistenza. Le rivendicazioni poi si sono ovviamente estese con la Seconda Guerra Mondiale, perché la ruota del tempo prosegue sempre, va sempre soltanto avanti in una sola direzione, e quindi le componenti di queste minoranze si sono poi fuse con la resistenza, cioè la resistenza italiana si è andata poi fondendo con la resistenza che già da tempo portavano avanti le componenti slave, e abbiamo avuto una grande resistenza internazionalista che ha contribuito in quelle zone particolari a contrastare e vincere contro il nazifascismo. Non è un caso che l'unico forno crematorio presente in Italia era la risiera di San Sabba, cioè nella città di Trieste. Perché? Perché a Trieste venivano ammazzati ed eliminati fisicamente non tanto gli ebrei, anche ovviamente, ma soprattutto gli slavi. Si parla di circa 5.000 persone eliminate attraverso quel specifico forno crematorio. Allora, anche qui la strada magari è un po' diversa, è una storia molto affascinante quella delle componenti slave sotto il regime fascista, ma finisce nello stesso modo, cioè attraverso il forno crematorio. Perché dico questo? Perché noi dell'AMPI a Torino nel febbraio di quest'anno, e quindi andiamo in un salto temporale che arriva al 2020, abbiamo fatto un grande convegno insieme a Monio Vadia e Stojan Spetic, che guarda un po', appartengono a queste due minoranze, un ebreo e l'altro slavo. Cos'è successo però? È successo che si sono presentati dei neofascisti, i neofascisti dell'organizzazione del FUAN, perché qui a Torino Azione Universitaria, cioè la giovanile di quello che adesso è Fratelli d'Italia, ex Alleanza Nazionale, ex MSI, quindi i neofascisti, come li scrivono adesso, postfascisti, scegliamo più come vogliamo definirli, ma la parola fascista ci sta benissimo per loro, e sono venuti a contestare il convegno dell'AMPI. Ora, tanti studenti si sono organizzati e hanno in pratica difeso la libertà di espressione e i diritti costituzionali. Le istituzioni però sono intervenute attraverso ovviamente anche la forza pubblica e hanno colpito non tanto i neofascisti del FUAN, ma hanno colpito gli studenti antifascisti che difendevano l'AMPI. Ora, noi in quel momento eravamo seriamente preoccupati che ci potessero essere delle violenze contro i nostri relatori. Per fortuna non è avvenuto. In ogni caso, riteniamo utile tenere accesa l'attenzione su queste tematiche, e l'azione dell'oggi, l'azione quotidiana, non può prescindere dalla conoscenza storica. Ecco perché nell'azione presente deve sempre essere presente la dinamica della formazione e dello studio. I momenti di formazione sono momenti importantissimi. Io vi ringrazio, la chiudo qui.
Sono andato per molto telegrafico. In ogni caso, se poi dovessero essere utili una serie di riferimenti storici, vi do tutta la bibliografia. È importantissimo continuare a parlare di queste cose perché ogni giorno è una giornata in ricordo delle discriminazioni e della lotta antifascista. Abbiamo un testo fondamentale che ci ricorda quello che dobbiamo fare ogni giorno ed è la Costituzione italiana, la Costituzione repubblicana, nata proprio grazie alla resistenza antifascista. Quindi è vero che forse lì si parla di cittadini e bisognerebbe andare a vedere un po' meglio chi sono i cittadini, ma forse per questo è il motivo per cui anche certa destra oggi, non avendo mai reciso i suoi legami con quel passato vergognoso che è il fascismo, non intende neanche oggi concedere la cittadinanza a chi oggi ma se la merita pagando anche le tasse, lavorando per la Repubblica Italiana. Quindi abbiamo tanto di cui approfondire nell'attualità partendo dalla storia, ma è oggi che si fonda la nostra azione antifascista, oggi. Grazie. Grazie mille Fulvio, è stato un intervento ricco di stimoli e mi è piaciuto moltissimo il riferimento alla formazione, al bisogno di una continua formazione e forse quella di stasera è proprio una di queste occasioni, proprio perché non diamo per scontate quelle che sono le tematiche di cui stiamo andando a parlare. Infatti, uno degli aspetti che mi ha colpito anche del tuo intervento è quello linguistico. Infatti, vorrei fare una domanda alla relatrice Suad Madahi, in rappresentanza dell'Associazione Islamica delle Alpi, nello specifico rispetto anche al periodo che stiamo attraversando e alle difficoltà che vivono le comunità locali come la sua. E una domanda che ci eravamo posti era proprio se le difficoltà linguistiche hanno accentuato il divario della vostra comunità con la cittadinanza. Sono stati presi dei provvedimenti per disporre un'efficiente comunicazione rispetto all'emergenza sanitaria con le vostre comunità? Grazie Fabrizio, buonasera a tutti. Intanto vi ringrazio di questa opportunità per poter anche spiegare a tutta la comunità quello che è successo, non solo alla comunità musulmana, e anche proprio a tutta la società italiana quello che succede. Prendo spunto anche da quello che diceva prima Fulvio, il fatto che anche cioè, la questione dei diritti e dei doveri sembra una medaglia con due facce che non si capiscono mai quali sono i diritti e i doveri, o ci sono più diritti e doveri o più doveri e diritti a seconda della classe sociale di cui si appartiene o alla provenienza alla quale si appartiene. La comunità musulmana a Torino è una comunità varia, una comunità anche di diverse sfaccettature culturali e di diversi anche background culturali, perché parliamo di una appartenenza religiosa e non appartenenza etnica. Questo fa sì che all'interno della comunità musulmana italiana torinese ci siano persone con diverse abilità linguistiche, persone che magari la loro lingua madre è l'italiano la loro lingua madre è l'italiano, invece si presuppone che essendo musulmani significa che uno non sa parlare l'italiano. Abbiamo anche una comunità che è cresciuta qui, ma che non ha la possibilità, cioè non ha la cosiddetta cittadinanza burocratica, ma comunque che si sentano cittadine al 100%. Abbiamo la comunità di origine marocchina, bengalese, senegalese, dal sud-est asiatico, l'Africa subsahariana, la Nord Africa, anche una comunità musulmana italiana, cioè autoctona. Quindi questo fa sì che stiamo parlando di un mosaico di persone molto diverse sotto la stessa ala, che è quella magari di appartenere alla religione musulmana. Questo fa sì che non si può avere cioè una stessa posizione, uno stesso comportamento, una stessa risposta alle esigenze di questa comunità, perché come abbiamo visto sono varie, sono appartenenti a diverse società. E non è l'essere musulmano non significa solo essere migrante e bisognoso di aiuto, e quindi cerchiamo magari di fare in modo di aiutarlo perché è poverino, ha bisogno, no. Anzi, delle volte magari le competenze che si possono avere cioè, in una persona che appartiene a due culture sono veramente molto, molto superiori a quelle che si pensano, perché già parlando della lingua, conoscere due culture diverse, avere anche un'abilità di adattamento a due culture diverse,
diverse, la cultura di appartenenza dei genitori in più anche quella dove si è cresciuti, quindi comunque parliamo anche di competenze molto diverse. Io faccio parte dell'Associazione Islamica delle Alpi, che è un'associazione che gestisce due moschee. Queste due moschee si trovano veramente in due quartieri torinesi con un'altissima presenza anche di stranieri, non solo di religione musulmana, ma anche appartenente ad altre comunità. Durante la pandemia, durante quello, cioè l'emergenza sanitaria che abbiamo visto, sia una moschea che è la moschea Taiba, e si trova in via Chivasso tra Aurora, Barriera di Milano, che è una zona veramente molto viva e molto, cioè a me piace chiamarla molto viva, molto colorata, perché veramente è un quartiere molto bello, e l'altra moschea si trova in Madonna di Campagna, che è una zona che comunque è all'inizio delle vallette, che ha anche le sue problematiche, e già qui parliamo di due quartieri, cioè vicini, ma che comunque hanno delle esigenze molto diverse. Durante il distanziamento fisico, che purtroppo in certi casi è stato anche sociale, la comunità musulmana e anche certi componenti della comunità musulmana che hanno magari un bagaglio linguistico che non sia che era abbastanza fragile, hanno avuto delle problematiche sia di accedere ai servizi e sia di problematiche di crisi economica, quindi che a persone che hanno perso il lavoro perché non avevano dei lavori cioè che non siano, cioè, in nero, quindi comunque hanno perso veramente da un giorno all'altro il lavoro, perché erano lavori all'interno dei mercati, lavori che comunque erano molto saltuari e senza nessuna, cioè la moschea in questo caso, soprattutto la moschea Taiba, perché è quella che si trovava all'interno, ha cercato di rispondere a queste esigenze, sia linguistiche ma anche esigenze economiche. Siamo riusciti a raggiungere veramente molte famiglie che magari prima non frequentavano neanche la moschea, perché magari si presuppone si è riusciti a dare risposta ai frequentatori delle moschee, no? Perché l'obiettivo era soprattutto riuscire ad aiutare più persone possibile, e quelle persone che veramente sono gli ultimi e non sono state intercettate dai servizi, sono persone irregolari, persone che comunque soprattutto mi ricordo che la nostra lista, che erano più o meno 350 nuclei familiari, erano soprattutto uomini da soli che hanno perso il lavoro, che erano irregolari sul territorio italiano, e che oltre magari ad avere un bagaglio linguistico molto basso, non avevano neanche la possibilità di uscire, perché rischiavano anche il rimpatrio in quel periodo là, perché comunque uscire significava essere intercettato dalla polizia, e cioè proprio per riuscire a giustificare il motivo per il quale uno si esce non avevano i documenti. Questo ha fatto sì di riuscire anche magari a dare una risposta a loro. Questa magari e sono uno dei, cioè una categoria dei beneficiari. Un'altra categoria dei beneficiari che come moschee siamo riusciti a raggiungere è stata quella delle mamme. Le mamme che, e qua magari rispondo veramente alla domanda, quella del bagaglio linguistico, che dovevano assistere ai loro figli alla famosa DAD, la didattica a distanza, e nemmeno loro potevano assisterli, perché era utilizzare magari degli strumenti informatici che nemmeno loro sapevano utilizzare. Noi adesso siamo su Zoom con una diretta su Facebook, e io ricordo fino a 8-9 mesi fa erano strumenti che, cioè, sembrava di parlare arabo o cinese per certe persone, perché non si conoscevano. Cioè, questa pandemia ha dato anche degli strumenti non solo agli studenti ma a tutti noi, perché, cioè, già si pensava che questo sarebbe stato un incontro fisico all'interno di una sala per riuscire a interagire col pubblico. Invece no, adesso siamo dietro a uno schermo per riuscire anche ad arrivare a persone che magari non stanno solo a Torino, stanno in Canada o magari da un'altra parte del mondo. Queste mamme che dovevano utilizzare questi servizi, e anche con la loro non conoscenza del mondo informatico, perché magari conoscevano WhatsApp o magari delle applicazioni di messaggistica che li usavano per parlare con i familiari nei paesi di origine, dovevano iscriversi a WeSchool, a Zoom, a G Suite, e ogni scuola, ogni classe si è veramente
meraviglia, cioè proprio si sono ingegnati per cercare 50.000 possibilità diverse, WebEx, e queste mamme che magari in certi casi avevano tre figli, doveva iscrivere il primo a G Suite, il secondo utilizzare WebEx e il terzo utilizzare Zoom, e non avevano questi strumenti. Noi abbiamo cercato di fare questo sostegno a questi genitori, oltre anche magari a un sostegno scolastico per a distanza, per riuscire veramente a rispondere a queste esigenze qua. C'è un altro servizio che siamo riusciti magari a offrire nel periodo, cioè in questo periodo, è stato quello di riuscire a dare anche un ascolto, cioè praticamente ci sono tantissime famiglie che volevano semplicemente parlare con qualcun altro per riuscire a capire cosa potevano fare e cosa non potevano fare, perché faccio un'altra battuta: oggi il DPCM è una cosa a noi tutti nota, ad aprile nessuno sapeva cosa vuol dire un DPCM, cioè cosa vuol dire ascoltare Conte per riuscire a sapere il giorno dopo come bisognava fare, se andare, se non andare. È stata un qualcosa che era per tutti noi abbastanza nuovo, e noi come moschea ci siamo sentite cioè quasi obbligate a dover dare un sostegno a queste famiglie qua, cioè a famiglie che magari non avevano gli strumenti per poter capire quello che stava succedendo. E qui magari cerco di concludere, perché veramente quello che è successo in 8 mesi è stato veramente molto bello per tutti noi, perché ci siamo riscoperti, cioè abbiamo capito che abbiamo tanti strumenti che magari non conoscevamo. Viene a pensare alla lezione della scuola d'arabo. Oggi come moschea, quando è stato l'ultimo DPCM, abbiamo dato la possibilità a tante famiglie di fare le lezioni della scuola d'arabo anche online, una cosa che magari non si poteva fare prima. Questo strumento è nuovo, e quindi questa possibilità potrebbe essere anche una risposta a tantissime altre bambine, a tantissime altre famiglie che magari non si trovano al centro di Torino e sono fuori da Torino e non possono muoversi per motivi di emergenza sanitaria, e di riuscire ad avere il loro diritto di seguire una lezione che non è della scuola, ma una lezione offerta dall'associazione di riferimento della quale fanno parte. Quindi noi come comunità abbiamo cercato magari di vedere la cosa positiva di quello che abbiamo vissuto in questi mesi. Sicuramente non è stato facile nemmeno per noi riuscire a fare questo ruolo da mediatore tra la comunità, perché come dicevo all'inizio, la comunità non è fatta solo di arabi, ma è fatta anche di tantissime altre comunità che parlano altre lingue se non è quello dell'arabo, e quindi in certi casi abbiamo avuto anche il sostegno di altri nostri frequentatori della moschea. Qua magari penso alla comunità senegalese, alla comunità pakistana o alle comunità bengalese, che siamo riusciti comunque a lavorare con loro grazie ai nostri mediatori o grazie ai frequentatori che facevano parte di quella comunità. Quindi ci sono stati veramente mesi di difficoltà, ma anche mesi di opportunità per tutti noi. Wow, grazie mille Suad. Grazie a voi. Veramente grazie di cuore, la vostra comunità appunto rende veramente l'idea di come la minoranza concepita come oggi la concepiamo non rende giustizia a quella che invece è una comunità che da comunità in necessità diventa una comunità che rappresenta un riferimento e una potenzialità per il sociale, quindi per tutta la cittadinanza, non solo per coloro che fanno parte di quella comunità. E questo è molto bello. E vi volevo anche informare che attualmente siamo in presenza di altre 45 persone che ci osservano, e questo ci fa molto piacere, e darei la parola subito dopo Suad, che ringrazio, a Marina Panarese per l'Associazione Culturale Italo-Cinese. Solo che forse abbiamo bisogno di fare una piccola prova audio con lei. Marina, ci senti? Credo ci senta, ma non riesce a parlare. Adesso riproviamo.
Possiamo proseguire con gli altri relatori. Intanto proviamo a risolvere. Va bene, va bene. Allora invito ad aprire il microfono a Suad Omar, che rappresenta stasera la comunità somala. La ringrazio molto per essere venuta e lascio spazio a lei per raccontarci come sta vivendo lei questo periodo. Buonasera. Praticamente, visto che faccio tanti altri, mi mette anche in difficoltà di parlare soltanto alla comunità somala, nonostante che sono somala, a dire la verità. Dal primo, ragazzo, non mi ricordo il nome, che ha parlato, Ambi, che ha parlato su fascismo, mi ha fatto ricordare, mi ha mandato il tema di colonialismo fascisti in Somalia. E praticamente e pensavo quel momento, io prima di arrivare, non solo io, somali, tutti quanti, prima di arrivare in Italia, li conoscevamo Italia in Somalia. E quindi nostra lingua anche, 30% origine alla lingua italiana, e quindi a volte i somali che vivono qua, i primi somali che sono arrivati in Italia erano studenti, perché prima della guerra in Somalia si partiva soltanto per motivi di studio e ai ragazzi venivano di fare in Italia specializzazione o dottorato di ricerca. Ma dopo anni 90, da quando è scoppiata la guerra, ai ragazzi giovani che vengono, maggioranza sono rifugiati. E 100% i somali che viaggiano arrivano in Italia perché hanno questa storia, collegamento dalla Somalia e l'Italia, perché pensano che l'Italia possono avere tanti diritti, nonostante che erano colonialisti della Somalia, italiani, per dire. Però non è quello quando vengono in Italia e scoprono tante altre cose che non sono, perché in Somalia si diceva ogni italiano, quando andavo alle scuole io mi ricordo, ogni cittadino italiano ha lo stesso diritto di un somalo e ogni somalo ha lo stesso diritto di un italiano quando vai in Italia. E quando arrivano scoprono tante cose, senza diritti, senza riconoscimento, che sono praticamente uguali a tutti gli altri comunità che vivono in Italia. Una cosa posso dire, meno male che tutti i somali hanno i documenti, nel senso che il nostro paese attraversa 30 anni di guerra. E quindi per questo che loro sono, hanno i documenti, sono richiedenti di asilo, dopo attraversata, quando arrivano l'unica cosa che ottengono è questa, documenti che possono viaggiare, andare, perché negli ultimi 30 anni i somali sono andati tutto il mondo, e direi che tutti i giovani, e vivono oggi come oggi tutta l'Europa. Quelli che vivono in Italia, a dire la verità, sono pochi. Sono arrivati, ma sono scappati, sono andati altrove. Vivono Canada, America e tutta l'Europa. E questo, ci sono tanti che hanno, dove abbiamo comunità grande dall'altra parte, come Olanda, Inghilterra, Svezia, Danimarca, Norvegia, ci sono o amici o parenti. E allora ai ragazzi, quando entrano centro di accoglienza, lo tengono soltanto, si sa, un anno, massimo un anno e mezzo, dopodiché si trovano per le strade. Ai ragazzi giovani, maschi e femmine, che non hanno famiglia qua, non possono essere autonomi con solo un documento, riconoscimento del documento, e affittarsi una casa e andare avanti la loro vita. Allora cosa succede? Scappano via con il loro documento, almeno è aperta l'Europa, e vanno dove hanno parenti per passare il periodo invernale, perché fa freddo. Oppure
quando rimandano indietro, sono andati a occupare casa ex moi, adesso un po' dei insomma, i ragazzi tantissimi vivono col secchieri, e faticano molto a dire, e con Covid non ha facilitato anche la situazione, e quindi questo è in maggioranza sono maschi, femmine ci sono, e l'altro giorno quando mi parlavi hai visto i somali che erano, hanno fatto manifestazione, perché l'unica situazione che c'era, i somali che si muovevano qua, quando vanno Francia piuttosto che Danimarca, il loro titolo di viaggio, perché non avendo un'ambasciata che funziona come si deve, non hanno passaporti. Allora l'Italia l'ha dato ai ragazzi, tutti quelli che hanno sussidiario, permesso giorno di sussidiario, riconosciuto, a dire la verità, non possono, viste che sono riconosciuti come asilo politico, cioè che è permesso soggiorno sussidiario, umanitario, non possono andare il consolato a chiedere passaporto. E quindi il passaporto sono stati rinnegati quel momento, sono stati bloccati qua, dormivano in giro praticamente, soprattutto adesso corse chieri, se andiamo a vedere dove ci sono tre stanze, possono lì sono oltre 60-70 ragazzi, perché non hanno altra scelta. È una cosa molto terribile di raccontare e dire anche la situazione che vivono. Speriamo che in questo di Torino gli dà questo titolo di viaggio, in modo che vanno altrove, perché il periodo invernale loro andavano, magari si sono sposati in una ragazza che c'è in Svezia, e hanno bisogno praticamente di fare il ricongiungimento familiare andando da qua e là, perché serve questo passaporto, il titolo viaggio. Se non ne hanno, non possono fare il ricongiungimento familiare. Ci sono quelle che stanno aspettando e hanno attivato pratica dall'altra parte, ma con questo titolo viaggio non è facile di trovarla, che si trovano un anno. Io conosco un ragazzo che praticamente da gennaio quest'anno ha chiesto, li hanno preso, lui ha pagato un documento della posta e li hanno ritirato, non hanno ancora dato, e lui sperava di fare, quando hanno detto torni in Italia, che ha fatto pratica di ricongiungimento familiare, ha una moglie e due bambini in Finlandia, lui si è bloccato qua. Questo è ingiusto, queste cose, è ingiustizia che parliamo stasera praticamente, che è bloccare il futuro di avere un'altra speranza, un altro futuro di questi ragazzi. E la comunità somala qua, bene o male, si aiutano abbastanza, anche se non hanno grande cose, grande niente per dire, si aiutano tra di loro e sono molto compatte. Questo mi dà la soddisfazione, molto, sono molto contenta. E per quanto riguarda noi i somali, abbiamo toccato, i nostri nonni hanno combattuto il fascismo, perché è stata, la storia non si scrive e non si dice, ma italiani bravi non sono stati quell'epoca, sono stati italiani che hanno torturato, che hanno fucilato, che hanno violentato, che hanno maltrattato il popolo somale in passato. Quindi questo mi piacerebbe che ai ragazzi sappiano, viviamo ora come cittadini italiani in questo paese, facciamo parte la tessuto sociale di questo paese e vogliamo tale di essere trattati tutti noi, vivendo pacificamente, non questo razzismo folle che l'ultimo momento il nero è un animale. E questo è quello che succede. Io una volta non avevo paura, Torino da sola, giravo a l'una di notte, alle due tornavo a casa mia,
Ma adesso ogni tanto mi guardo intorno e dico: se un pazzo ti uccide, se un pazzo ti picchia, quello che succede? Siamo diventati praticamente le persone che li provano calci e le persone che da condannare sempre, che non conosce. Sua, dicevo prima, noi abbiamo tante cose da dare. Il cambiamento è di fare insieme, ma insieme si può fare grandi cose. Ma se gli stranieri si trattano ma poverini, è un problema grosso, a dire la verità. Noi non siamo poverini, non vogliamo nessun aiuto. Noi vogliamo aiutare anche a facilitare le situazioni, di andare avanti e cercare a lavorare l'uguaglianza e i diritti insieme. Vogliamo fare insieme. Grazie, se non ho parlato troppo. Sono disponibile se qualcuno mi chiederà qualcosa. Non so, mi faccio un po' di emozione quando parlo, quindi qualcosa dimentico. Sempre mi preparo, ma qualcosa dimentico. Grazie mille, Suad, per la tua splendida testimonianza. E il tema di questa sera, il titolo dell'evento è Fili che uniscono, che è un titolo che esprime proprio la continuità che ognuna delle nostre vite in qualche modo ha tracciato nel corso della storia per creare un percorso unico, unito. E l'unione, come dicevi tu, fa la forza, quindi insieme possiamo veramente scrivere un cambiamento. E quindi ancora grazie per il tuo intervento. E adesso vorrei provare a creare un collegamento con la successiva realtà che abbiamo chiamato per intervenire stasera, che si chiama Marina Panarese e fa parte dell'associazione culturale italo-cinese Zisong. E se il collegamento ce lo permette, potremo sentire anche la sua voce. Prova a parlare. Pronto? Marina. Pronto, buonasera perché buonasera Marina. Meno male che c'è il telefonino. Grazie per la sua partecipazione. Speriamo che vada bene, perché se volete farmi qualche domanda, visto la situazione dei cinesi. Sì, certo. In Italia non è stato semplice per loro, veramente. E qui forse c'è una domanda da parte di Enzo. Prego, Enzo, se vuoi puoi accendere il microfono e parlare. Io voglio, cioè, è una domanda, ma è anche un'osservazione. Io ricordo con estrema chiarezza che, diciamo, alla fine di gennaio, all'inizio di febbraio, la comunità cinese a Torino, io vivo in Barriera di Milano e quindi vivo la realtà di Suad, che ha raccontato molto bene, la comunità cinese a Torino aveva chiuso. Io ricordo. Ricordo con chiarezza che non si trova, i negozi dei cinesi erano tutti chiusi e noi osservavamo questa cosa, guardavamo l'immagine in TV, ci sembrava lontanissima e non capivamo cosa stava succedendo. Sento malissimo, non sento. Ah. Ahimè. Provo a ripetere ad alta voce o comunque io provo a ripetere. Dicevo che ricordo con chiarezza che a gennaio e a febbraio a Torino la comunità cinese aveva chiuso i propri negozi, aveva chiuso prima che ci fossero che ci fosse il lockdown ufficiale, prima che ci si rendesse conto in Italia di cosa stava succedendo. E noi, grazie ai nostri pregiudizi, non siamo riusciti a vedere ciò che avevamo sotto gli occhi, perché guardavamo le immagini in TV lontanissime di quello che succedeva a Wuhan, e però non capivamo, no? E probabilmente la comunità cinese ci dava dei segnali, ma noi non siamo stati capaci di leggerli, per pregiudizio. Io non ho altra parola da usare, ecco. E su questo sto riflettendo moltissimo, perché
Vuol dire che non siamo capaci nemmeno di vedere ciò che ci sta davanti, ciò che succede davanti ai nostri occhi. Ecco, solo questo. Marina, ci senti? Purtroppo abbiamo avuto un problema di connessione. Forse l'audio non funziona bene. Marina? Se tu parli ti sentono, No, ha finito. Adesso aspettava da te la risposta, ti rimetto in viva voce. Noi avevamo ancora fatto come associazione, insieme ovviamente ad altre associazioni di Torino, la festa del Capodanno cinese, e l'ultima è stata fatta il 9 febbraio, se ricordo bene. Ecco, certo che erano già arrivate degli aspetti di quello che stava accadendo in Cina, anche se anche da loro l'hanno detto abbastanza tardi, non immediatamente. Pronto? Sì, noi sentiamo. Ok. Continua pure, loro ti sentono. Dicevo appunto che ovviamente abbiamo ancora fatto questa festa del Capodanno cinese e le persone cinesi sono venute. Poi anche loro, pur avendo continuamente la possibilità di vedere la televisione cinese, abbiamo capito che anche loro erano preoccupati, però non immediatamente, perché anche per loro è stato qualche cosa di non individuato immediatamente, questo lo voglio dire, anche se poi dopo loro si sono tutti chiusi in casa, hanno chiuso i negozi, hanno chiuso il lavoro, cioè una cosa non indifferente questa, non indifferente. Questo ha creato dei problemi, io ne dico uno, che quello per i bambini che andavano a scuola, che hanno preferito non andare più a scuola, come abbiamo fatto anche noi, però questo ha voluto dire che per molti di loro era impossibile avere un computer, un telefonino con cui lavorare per la DAD, ecco, è un po' questo che vorrei dire. Posso dire che adesso loro continuano ad essere preoccupatissimi del Covid, e infatti continuano a tenere i bambini a casa, anche se possono teoricamente andare a scuola, e sono, ripeto, molto impauriti e si chiudono veramente, questo sì. Questo hanno una modalità profondamente diversa dalla nostra, assolutamente, perché non è che io decido e un altro invece la pensa diversamente da me, no, su questo c'è una, come posso dire, una modalità della comunità che è uguale per tutti, cioè tutti si comportano nello stesso modo, ecco. È questo, che non so se mi sono spiegata. Sicuramente questo ha creato anche dei problemi, perché ci sono state delle persone che sono state picchiate qua a Torino in via Chiesa della Salute, ultimamente in una casa di Corso Vercelli, via San Damiano, via Damiano, hanno messo sulla porta di una famiglia cinese il numero 4, che per i cinesi ha il significato della morte. Quindi sono stati aspetti non indifferenti, così come a Milano sul pullman hanno messo cinesi morire. Cioè, sono aspetti non indifferenti che si sono creati per questo. Poi, ahimè. Pronto? Se qualcuno vuol farmi un'altra domanda. Grazie Marina. Purtroppo
Il tema che stiamo affrontando ci impone di parlare molto chiaramente di quelle che sono le forme di discriminazione che le comunità del territorio stanno vivendo. E, quella cinese in particolare sappiamo essere stata oggetto di una violenta battaglia mediatica anche. E quindi ci sono arrivati tardi certi allarmismi rispetto a quelle che sono le reali connessioni legami della comunità cinese in Italia. Lei ci ha descritto anche molto bene la situazione che c'è qui a Torino e noi sappiamo appunto che il virus non ha una diffusione in base alla razza, quindi è del tutto infondata quella che è l'accusa che potrebbe essere fatta. Terribile, terribile, cioè proprio comunità. Horror questo termine. Sicuramente noi siamo stati anche aiutati poi dal comune, da altre associazioni per sostenere delle famiglie che non lavoravano più, non potevano mangiare, quindi ci sono stati dei contributi del comune e non solo. Abbiamo cercato anche di mantenere dei contatti continui e quest'estate volevamo che i bambini facessero un po' il centro estivo, infatti abbiamo comunicato alle famiglie, peccato che da tanti ne sono venuti pochi, perché le famiglie non volevano lasciare uscire i bambini, ci dispiace. Però ovviamente anche questo ha creato dei problemi non indifferenti. E tra l'altro voglio anche dire che c'è stato un gruppo di 20 persone cinesi di tutta Italia che hanno scritto un libro, Noi restiamo qui, ed è come la comunità cinese ha vissuto l'epidemia qua, da noi. È un libro interessante e dove loro descrivono tutto quello che gli è successo in questi momenti pesantissimi. Appunto discriminazione e non solo nei loro confronti. Grazie Marina. Sicuramente questo libro sarebbe interessante da leggere, poi le chiederemo i riferimenti per poterlo diffondere e renderne partecipi tutti quanti. Tra l'altro loro in questo libro, molti di loro, c'è questo famoso Xie Yangshe, bravissimo, che ha anche partecipato, l'hanno invitato in alcuni da Mediaset, ahimè, e l'hanno, non dico insultato, ma sovente quasi insultato, che lui voleva spiegare cosa stava avvenendo. Comunque, vabbè, sono modalità veramente pesanti e niente da dire, proprio brutte. In questo senso abbiamo cercato appunto sempre di aiutare le famiglie, quelle con maggiore difficoltà, ovviamente anche per quanto riguarda i bambini, vedere di dare delle possibilità di migliorare l'aspetto linguistico, matematico e non solo, e poi vabbè, questo vediamo cosa sia possibile fare. Certamente che invece le persone che hanno avuto dei problemi per quanto riguarda la sanità, nessuno ha detto, cioè sono stati, laddove avevano dei problemi di salute, sono stati presi in ospedale, questo voglio dirlo, per fortuna. Ecco, ma erano pochi. Comunque. Grazie Marina. Se c'è qualche altra domanda? Prego, prego. Pronto? Pronto. Ringraziamo anche Enzo che ci ha aiutato nel collegamento. Ringraziatelo anche da parte mia. Ma io ti sento. Grazie. Salutatemi le persone che conosco. Mi spiace che non ci possiamo vedere. Grazie. Grazie a lei. Buon lavoro. Altrettanto. Speriamo di rivederci presto o risentirci. E, sì. Ringraziamo ulteriormente Marina dell'associazione italo-cinese Zisong, con sede di Torino,
E diamo la parola a Fernanda Torre per l'associazione Il Pulmino Verde. E siamo molto contenti di vederti. Tu ci senti? Forte e chiaro. Perfetto, allora ti diamo la parola. Ok, vabbè, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per insomma, la partecipazione di tutti e per avermi invitato. Io sono appunto Fernanda Torre, sono presidente dell'Associazione Il Pulmino Verde. Innanzitutto apro una parentesi, insomma, che non c'entra molto con Il Pulmino Verde, però volevo ricordare un evento che è successo in questi ultimi giorni, ovvero la liberazione al momento temporanea di Nasrin Sotoudeh, che è stato un passo molto importante, che insomma, un'avvocatessa che è stata per lungo tempo rinchiusa nel carcere femminile a Teheran, e speriamo che questo sia un rilascio non soltanto temporaneo, che ci sia la possibilità che riesca a, insomma, uscire positivamente da questa vicenda giudiziaria drammatica. E ci tenevo, insomma, mi sembrava giusto ricordare questo fatto importante. E comunque, insomma, il Pulmino Verde è un'associazione che è nata 4 anni fa. E svolgiamo attività di sensibilizzazione in materia di migrazione. Siamo nati con un viaggio lungo il confine croato e greco-macedone, e da quel viaggio ogni anno cerchiamo di appunto proporre e percorrere con un pulmino non verde, purtroppo non c'è ancora il pulmino Volkswagen verde, però di percorrere i luoghi di confine. Siamo stati in Macedonia, di nuovo in Grecia, a Belgrado, in Serbia, Croazia, e lo scorso anno siamo stati nel fulcro, nell'epicentro del percorso della rotta balcanica in Bosnia, prevalentemente nel cantone di Unasana. Fondamentalmente durante l'estate cerchiamo appunto ogni anno di fare questi viaggi. Quest'anno ovviamente è saltato. E quello che facciamo invece durante l'anno sono attività concrete all'interno dei centri di accoglienza, prevalentemente attività di educazione civica, insegnamento della lingua italiana. Sono soprattutto centri della cintura torinese, sono centri dove molto grossi, dove purtroppo, specialmente con l'attivazione del decreto Salvini, alcune attività che prima erano un po' più presenti sono mancate, sono state fortemente ridotte. Banalmente, l'insegnamento della lingua italiana è stato e anche il supporto, l'orientamento al lavoro, e sono stati, diciamo, servizi che sono stati ridotti, ecco. Quindi noi cerchiamo di appunto di fare attività soprattutto educazione civica, correlate anche a dei percorsi museali. Quindi cerchiamo di far conoscere nel nostro caso la città di Torino e l'Italia ai ragazzi che vivono in questi centri, che molte volte sono centri isolati e dove soprattutto siamo di fronte a ragazzi molto giovani che tendono a non riuscire a vivere la quotidianità della comunità. E quindi si cerca di intervenire, insomma, con attività mensilmente, ecco, diciamo. E da circa un anno e mezzo abbiamo inoltre portato avanti un progetto che si chiama Sulla rotta del caporalato, e abbiamo analizzato appunto il fenomeno dei braccianti agricoli che partono fondamentalmente dal sud Italia per arrivare nella città di Saluzzo. È stato un percorso molto difficile e tortuoso, in primis nel relazionarsi in una comunità che non conoscevamo, perché comunque, essendo una piccola associazione di Torino, arrivare a Saluzzo è stato molto difficile. Però abbiamo, insomma, conosciuto un pochino il
il percorso di queste persone e con l'inizio della pandemia abbiamo anche deciso di iniziare un nuovo percorso e creare un filo che facesse conoscere le associazioni e tutte le realtà che quotidianamente aiutano queste persone lungo i vari territori del panorama italiano. Quindi abbiamo insomma conosciuto realtà della Piana di Gioia Tauro, di Borgo Mezzanone, Latina, Ragusa e ovviamente anche Saluzzo. Infine un'altra insomma, attività che facevamo, ovviamente adesso molto ridotta, insomma, diciamo che la nostra associazione ha patito molto questa chiusura perché indubbiamente noi facciamo più attività meno nel quartiere, più nel contesto appunto delle aree di confine, ovviamente questo è stato assolutamente eliminato, almeno in questo momento è stato di nuovo eliminato. Facevamo anche attività lungo il confine, eravamo di supporto in Val Susa. Prevalentemente ad ULCS e anche a Ventimiglia, quando ancora c'erano delle realtà associative che quotidianamente davano supporto ai migranti lungo il percorso. E in ognuna di queste realtà ci siamo scontrati involontariamente con fenomeni, movimenti, non so come chiamarli, che diciamo, possono avvicinare abbastanza all'area dell'estrema destra. A ULCS siamo entrati in contatto con Generazione Identitaria, che è stato sostenuti da Defense Europe, che è stato un movimento che insomma, per circa 3 mesi pattugliava le aree del confine, Claviere, Monginevro, il Colle della Scala, tra l'altro li pattugliava in maniera. Io personalmente ho assistito a uno di questi pattugliamenti abbastanza inquietante perché comunque tutto innevato, di notte arrivavano queste persone con i gatti delle nevi e con torce pazzesche e controllavano il confine. Questo è quello che avveniva. Ripeto, molto inquietante. Una stessa cosa abbiamo vissuto a Ventimiglia, perché comunque Ventimiglia, quando noi siamo arrivati nel 2016, era una città insomma, con un sindaco di centro-sinistra, indubbiamente la situazione è degenerata, soprattutto perché è stata, possiamo dire, lasciata da sola una comunità, comunità di persone che arrivavano a Ventimiglia e anche una comunità di persone che vivevano a Ventimiglia e non sapevano come fronteggiare questa situazione. Ci siamo ritrovati nel 2019, con le nuove elezioni, ovviamente è stato eletto un sindaco di destra, ma non è importante questo, sebbene negativo. Ma il problema è che i movimenti di estrema destra sono ritornati a Ventimiglia. Abbiamo testimonianze pesanti di Casa Pound, Forza Nuova, che sono ritornati nei luoghi scottanti, ecco, diciamo così. E Ventimiglia è un caso, come è stato l'ultimo caso di 2 settimane fa, di una decina di giorni fa, a Trieste, dove i rappresentanti di alcune associazioni che quotidianamente aiutano i migranti che arrivano lungo la rotta balcanica, dalla rotta balcanica, sono stati, diciamo, attaccati da una manifestazione organizzata da ovviamente realtà di estrema destra, ma che non erano i veri organizzatori. Gli organizzatori erano associazioni legate ovviamente ai movimenti di estrema destra. E lì è stata una situazione, non è arrivata tanto ai piani nazionali, però veramente inquietante e spaventosa perché delle persone sono state accerchiate da un centinaio di persone che sicuramente non erano arrivate lì per dialogare, ma era solo per ristigare, e sono state minacciate del lavoro che stavano facendo, lavoro volontario o lavoro pagato, però prevalentemente era lavoro volontario. Ecco, io insomma quello che
cerco di dire è che nelle varie realtà dove noi ci siamo interfacciati abbiamo effettivamente visto l'evoluzione di questi movimenti. Non dico che nel 2016 non ci fossero, ma sicuramente nel nostro piccolo caso abbiamo visto un'escalation di movimenti, abbiamo visto un'escalation di incidenti, di intimidazioni, e il più delle volte c'è stato un silenzio, ecco, possiamo dire, un silenzio anche in primis dalle aree comunali, dalle amministrazioni, che molte volte tendevano a nascondere o non toccare il problema quando effettivamente quello era un problema da affrontare. E forse questo è quello che è stato fatto in tutti questi anni, forse dobbiamo essere sinceri e onesti nel dirlo. Noi abbiamo cercato, noi inteso, ovviamente noi, non noi a questo tavolo, abbiamo cercato di non toccare l'argomento, di dire era un argomento scomodo, e il problema è che siamo nel 2020 e obiettivamente siamo di fronte a innanzitutto appunto l'evoluzione di questi movimenti di estrema destra, ma soprattutto siamo di fronte a persone che non si preoccupano ormai di venire in contatto, di mostrarsi con determinati elementi, determinati personaggi. Fino a poco tempo fa li avevamo indubbiamente al governo, e questo generava in noi, almeno io parlo personalmente, generava una sorta di preoccupazione. Noi come associazione abbiamo avuto un anno e mezzo fa una intimidazione da Forza Nuova, tra l'altro con testimonianze abbastanza da parte di Forza Nuova, abbastanza diciamo di basso livello, ecco, ma non potevo certo. Però il lato grave che io ho visto dal mio punto di vista è che non ho avuto un supporto dall'amministrazione in questo caso. Comunque noi non stiamo parlando di realtà come Medici Senza Frontiere, siamo una realtà molto piccola e che facciamo semplicissime attività che fanno tantissime altre attività e altre associazioni, quindi siamo uguali a tanti altri. Il problema è che in quel momento io personalmente mi sono sentita da sola, ho avuto un fortissimo sostegno da parte delle realtà del terzo settore, associazioni e non, però il problema è che lì è mancato un supporto concreto, sostanziale, non ci si poteva aspettare che noi del Pulmino Verde facessimo passi contro questi movimenti comunque io ritengo estremamente pericolosi. Quindi insomma, quello che cerco di dire è che le realtà con cui noi ci siamo interfacciati sono realtà di estremamente delicate, e dove molte volte si tende a affrontare subito il problema. Nel caso la questione appunto dei braccianti agricoli, si è cercato di affrontare immediatamente la questione a maggio, problema, ma non si è cercato di vedere poi più nel concreto il dramma di queste persone che arrivavano a Saluzzo. Banalmente, Saluzzo non ha avuto questo dramma, ma altre realtà, soprattutto del Sud Italia, sì. Dove vivevano queste persone? In che contesto abitativo riuscivano a inquadrarsi? Parliamo di persone che potevano anche avere aver contratto il Covid, ma erano in una situazione abitativa drammatica che non poteva permettere loro di avere le cure adeguate e necessarie. Quindi anche qui un altro caso purtroppo di aver affrontato un problema soltanto che si è trovato di fronte a noi, ma non si è cercato di andare oltre, non si è cercato di affrontare il problema in toto, quindi non guardare soltanto al cercare di rispondere a un blocco, un'esigenza lavorativa che indubbiamente stava emergendo, Saluzzo lo dimostrava, però non si è cercato di guardare più
più all'interno, ecco, soprattutto guardando alla dignità dei lavoratori in quanto persone che non hanno assolutamente distinzione di provenienza, religione, colore della pelle. Però, insomma, speriamo che nel futuro si cerchi di non fare gli sbagli che sono stati fatti in questi ultimi anni, insomma, banalmente quelli che io ho visto da 4 anni a questa parte, che sono entrate in questa realtà appunto del pulmino verde. Spero di non essere stata molto eterna. No, anzi, hai sottolineato moltissimi degli aspetti che accomunano la tua realtà con molte altre, penso anche non solo di Torino, quindi grazie mille per averci raccontato la tua esperienza anche individuale. Avremmo una domanda, ma la sessione di domande la terrei all'ultimo, in modo che le raggruppiamo e abbiamo il tempo di pubblicarvele poi. Invece ringrazio ancora Fernanda e tutti quanti per la pazienza di essere rimasti connessi, nonostante questi incontri virtuali siano molto difficili da sostenere, quindi vi ringrazio di cuore. E darei adesso la parola all'associazione che ha creato un bellissimo documentario che si intitola La versione di Jeanne, che ha qui 3 suoi realizzatori questa sera. L'invito ad aprire il microfono e raccontarci la storia un po' di questo percorso. Buonasera a tutte e a tutti, mi sentite? Sì, vi sentiamo. Allora, il mio nome è Emanuela Cencetti, volevo solo puntualizzare che non siamo un'associazione, ma siamo diciamo, un gruppo volontario, un gruppo formale di videomaker, non so, di persone che diciamo che negli anni sono specializzate in sgomberi, direi, in sgomberi coatti, sgomberi forzati, abbiamo una certa esperienza. E adesso volevo smorzare un po'. Vi ringrazio perché sono stati tutti interventi molto interessanti e soprattutto volevamo ringraziare voi, io ho sentito Andrea, ma tutto il Sereno Regis chiaramente per l'invito, per averci cercato, per averci invitato. Io introduco brevemente magari l'idea della versione di Jeanne come storia, come documentario, e poi lascerei a Gianina e a Jeanne la parola sulla situazione delle persone che vivono nelle baraccopoli a Torino, non solo a Torino, ma sicuramente a Torino. Rom e non Rom, io lo dico per me, ma naturalmente credo che valga per tutti, noi non parliamo a nome dei Rom, non rappresentiamo nessuno, parliamo di un pezzo di una storia, quindi che questo sia chiaro, che non c'è una comunità rappresentata, eccetera. Però ci teniamo a parlare della violenza che esiste, così come esistono ancora degli atti di resistenza e di dignità per avere soprattutto una casa. Quindi il tema dell'abitare, che ho sentito trasversalmente passare qua e là, collegato purtroppo sempre di più anche alla salute, è abbastanza fondamentale avere un posto dove poter vivere e non stare fuori a dormire alle intemperie, insomma era già molto attuale nella decadente città di Torino da una decina d'anni, diciamo che con questi ultimi tempi l'emergenza abitativa o appunto il bisogno di avere un tetto sulla testa è diventato molto, molto forte, soprattutto qua a Torino Nord. Perché dico questo? Perché l'idea, il progetto, la versione di Jeanne, di cui fa parte anche Stella Iannitto, che è una regista e che in questo momento non, magari ci sta guardando ma non è riuscita a collegarsi, che lei vive all'estero e ha avuto una giornata di lavoro abbastanza lunga, parte dallo sgombero forzato, anche se era camuffato da progetto sociale, della baraccopoli di Lungostura Lazio.
questa operazione che ha inaugurato gli sgomberi dolci a Torino. Sono tutte parole che io uso, ma che naturalmente non sopporto, ma che voglio usare perché noi nel nostro progetto abbiamo anche cercato naturalmente di usare altre parole e di ribaltare certe narrazioni. È durato 2 anni, dal 2013 al 2015, ha spazzato letteralmente via Lungostura Lazio. Alla fine del 2015, ultime distruzioni, inizio 2016, dopodiché centinaia di quelle persone, naturalmente tagliate fuori da subito dal progetto, si erano spostate nelle baraccopoli di via Germagnano e anche di Corso Tazzoli. Corso Tazzoli è già stata sgomberata 2 anni fa. Via Germagnano era ancora ben popolata nel 2019 e nel 2020, quando le operazioni di sgombero sono state che molto recente, sono state più violente. Ora, non voglio andare sull'attualità, non voglio aprire discorsi sulle amministrazioni più violente e più militari, no? Perché chiaramente l'amministrazione 5 Stelle ha spazzato via via Germagnano, il famoso superamento dei campi rom richiesto dall'Unione Europea, con un'azione senza progetto, no? Non c'erano più soldi, non c'era nulla, ha fatto che mandare agenti e mezzi per mesi e la gente è stata sfollata, è stata cacciata, ma molto velocemente e con grande aggressività, nell'invisibilità più totale. Noi è dal 2012, anche dal 2012, che lavoriamo facendo video e laboratori. Avevamo iniziato con Stella, con un gruppo di adolescenti per imparare a usare un po' il linguaggio video, raccontarsi in 2 campi di via Germagnano, ma poi naturalmente abbiamo conosciuto anche la realtà di Lungostura. Quello che vi vogliamo raccontare è semplicemente che stiamo cercando di finire un documentario che inizia prima del progetto che distrugge Lungostura Lazio. Purtroppo quest'anno ci siamo ritrovati anche con l'operazione di via Germagnano. Io adesso non voglio dilungare, perché il film stiamo per finirlo e speriamo tra l'altro di potervelo mostrare anche dal vivo, ma sicuramente magari ci sarà qualche occasione streaming prima, se non finisce questo virus. Però è un lavoro di documentazione, di memoria, e soprattutto ci sono dei video fatti dalle persone all'interno mentre venivano sgomberate, sulla loro pelle. Quindi è una, intanto per cominciare, anche il materiale video è completamente diverso da quello che magari si vede nei mezzi di comunicazione, eccetera. E allo stesso tempo perdura nel tempo, cioè non c'è nulla che ormai ho svelato tutto, non c'è niente che veramente ha aiutato le persone per i documenti, per la salute e ancora meno per avere una casa. Siamo a 8 anni da questo disastro e le persone rom, sì, questo sicuramente, sono fortemente discriminate, sono da spazzare via e da nascondere. Devono nascondersi, scusate, non devono esistere, perché questa è una delle richieste, ok, della polizia, perché appena sono visibili vengono ulteriormente cacciati. Ora io finisco qua e spero al più presto di presentare con Gian, con Gianina, con Stella e altri abitanti del campo il film al più presto. E l'idea era che appunto Gian o Gianina volessero prendere la parola per parlare di quello che è accaduto nel lockdown alle baraccopoli di via Germagnano, che esistevano ancora, e cosa sta accadendo alle persone che in questo momento sono disperse, ma non è che non esistono più i campi, sono semplicemente nascoste in altri campi, in altre forme, e naturalmente non se la passano benissimo. È diviso più piccolo. E sono divisi, certo, perché è importante anche per gli abusi di polizia, è chiaro che è sempre meglio controllare e reprimere in piccoli gruppi se non in modo individuale. A te. Ti ascoltiamo. Buonasera, mi chiamo Gian Diaconescu. Ho iniziato a fare tutti questi filmati con un po' di rischio dall'anno 2015. Perché io e la mia famiglia abita in campo, giusto? Così ho potuto fare vedere i filmati dall'interno di questa gente che giustamente non poteva difendersi in nessun modo, perché visto che su tutti i giornali, su tutti quelli che filmava in campo, era tutto neutro, era tutto un modo diverso di la realtà che si stava giustamente in campo.
Ci ho tanti filmati dove chiamo i giornalisti di entrare in campo per fare filmati, le filmati giustamente delle donne, i bambini che sono buttati in strada senza un diritto, senza sapere dove vanno, cosa affronta sulla strada, deve trovarsi un altro posto abusivo, deve... Ci sono qui in campo persone che hanno 15-20 anni, dopo 15-20 anni, che già non ce l'hanno una tessera medicale, un documento, un qualcosa come sono stati qui. Però loro sono, come si dice, tutti nominati e la baracca sua le ha fatto un numero dove come era una strada, come era, diciamo, Lungostura là, c'erano quasi 2000 qualcosa persone, dove sono stati tutti, come si dice, cestimento, le hanno fatto... questa baracca tua 32, non, nome e cognome, sei qua. Ma poi sono venuto in campo nel 2015, ha detto vogliamo integrare una parte di voi che hanno bambini nati qui, le hanno dato le case dove non le ha voluto fare la residenza. Io ho mandato sempre questa gente, l'ho detto andate a comune, perché se vi ha dato la casa dovete darle per forza anche la residenza. A nessuno non le ha offerto questa opportunità. Dopo 15-20 anni che sono stati in quelle situazioni, in quelle condizioni, in campi, a nessuno non le ha mai dato la residenza. Sono aggiustati qualcuno di tra di loro, la integrazione che se l'hanno fatto da soli, diciamo, qualcuno che le ha fatto conoscere, le ha dato un posto di lavoro, le ha dato farsi un documento. Così, però è comune, non si è preoccupato venire in campo per tutta questa gente, o quelli che le ha dato quelli posti provvisori di farle una tessera medicale, di fare un diciamo integrazione di Rom, perché si hanno preso tanti soldi, per lungo sulla Lazio erano 1.800.000 euro, per quale è un processo, perché questi soldi non sono giustificati tutti quanti. Tutte le persone che erano in campo, non so se sono 300.000 euro che loro può giustificare, di quali c'è un processo, non sono molto sicuro di che cifra si parla. Erano tante organizzazioni che hanno venuto a aiutare questa gente in campo, fin quando si è sentito di cifra che doveva essere data a queste persone, e dopo che si è preso la cifra, si è consumato i soldi, non c'era più nessuno. Iniziato a sgomberare senza dare l'opportunità a tutti quanti che erano lui in campo, 2000, diciamo che da 2000 sono arrivati a 58, che loro ha detto che ha dato 300 euro al mese per andare giù a Romania. Si sta 6 mesi lì, poi può ritornare, può fare quello che vuole. Una speculazione, una legge infranta, diciamo noi, perché giusto li vuole manipolare, perché loro dice che non ce la studi, sono inculti, non ha capacità mentale di ragionare il modo che succede con loro. Dopo 15 anni gli dai 300 euro al mese, vai, ritorna al tuo paese, poi se vuoi dopo 6 mesi puoi ritornare. Per me è giusto, non è una cosa che l'ha accettato, perché un'altra scelta non aveva, da o prendi questa o se no noi la baracca lo demoliamo lo stesso. Tu devi uscire per forza di qua. Non mi interessa che vai 10 metri, 50 metri più là. Per noi deve sparire di questo posto, perché noi dobbiamo fare il nostro mestiere. Poi più di quella, che a me mi dà fastidio, le organi di polizia, tutti che lavorano per comuni, per tutti quanti. Io ho capito che si deve fare il loro mestiere, che si deve fare il suo dovere. Ma sei pagato per farti il tuo dovere, non per fare razzismo, per esempio. Sono tanti che sono venuti in campo e stava insultando la gente, stava parlandole da su. Per esempio, c'è un filmato dove spiccica un poliziotto, perché io dico aspettate, aspettate che c'è qualcosa su quella baracca. È uscito con 2 bombole, dico si scoppiava quella, e dici ma era meglio si scoppiava prima di arrivare noi in campo. Questa mi ha dato proprio fastidio, dove lo metto il telefono in faccia, lo dico ma cosa hai detto, non ho capito bene. Dice, no, non hai capito tu. Ma io ho capito bene, guarda che c'è filmato e registrato qui. Sì, ma non hai capito bene, va bene, lasciamo stare. Ma tante cose del genere,
dove non si faceva solo il suo dovere, c'aveva proprio razzismo, proprio, non lo so, la ura che aveva contro la, la... Io ho detto, ma come sei tu? Siamo anche noi, come sei tu? Ci sono anche queste persone. Non è che tu puoi fare decidere chi deve essere ricco, chi deve essere, come si dice, povero, o chi deve avere la studio, chi non deve, chi ha possibilità di avere una casa, chi non aveva possibilità di avere questo pezzo di terra che si è speculato anche tanti soldi di quella terra lì, si è fatto un processo ogni testa di qualcuno per prendersi i soldi, si è fatto un processo perché loro vede solo soldi, vede solo affari, sopra di, dei poveri, diciamo. Diciamo con la coronavirus veniva in campo senza le maschere, che la legge lo ha, l'ha dato loro, loro l'hanno fatto la legge, ha detto dovete state lontani, però erano un gruppo di 16 persone, basta che non era toccato mano a mano, che non camminava mano a mano, il resto era senza maschere, senza... E poi hanno fatto delle multe di 750 euro, multe penali, in quale diceva che se no fai un ricorso o non lo paghi, ci sono che deve fare, si trasforma in, in carcere. Poi non le faceva uscire dal campo, ma nessuno le ha mai portato, ci ha portato della roba già scaduta, verdure che erano già secchi, dei pomodori che c'era, buttava quelli che erano, poi gli davo uno o due che erano buoni, ma è proprio una prendita, scusatemi per il fondelico, perché almeno non, non arrivare più in campo con niente, non hai mai aiutato nessuno, non, non deve aiutarle, ma non prenderle per il fondello, lascia stare. E poi tutto il coronavirus che è stata, le ha fatto stare tutti dentro, non uscire, perché c'ho quasi 10-15 persone di 40 che erano lì, che le ha fatto multe che superavano 750 euro. Che, se no, penale, come ha detto che c'è penale. Noi abbiamo fatto ricorsi, abbiamo, penso, risolto questo problema, che ancora penso che non è finita la situazione, come anche adesso... questa sera io sono andato in campo a quest'ora e la polizia è venuta in campo, tre o quattro civili in borghesi, e ha detto da dove avete corrente, perché loro usano generatori, perché giusto sono fuori, umanità, diciamo umanità, perché loro abitano in un posto dove c'è solo delle demolito, come dici, demolizione, ci sono delle fatte di loro, delle baracche, hanno già i generatori, siamo in Italia nel 2020, ancora avevamo come trip, come c'erano 20 anni fa trip in come si chiama, scusatemi perché io... Vabbè, perché non hanno la luce e hanno il generatore. Siamo in anno 2020, che ancora abbiamo un po' per viaggiare con le navi spaziali, e loro ci sono ancora, meno male che non c'erano i cavalli ancora, capisci? Però la situazione di questa gente che hanno 15-20 anni in Italia, a me mi dà fastidio questa cosa. In un paese democratico, dopo 15-20 anni, non, poi il problema è un'altra, che loro come Rom non sono supportati da nessuno. O sono infrattori, o sono... Ma quella gente che adesso abita in quel campo, non c'è nessuno che hanno problemi con la polizia. Diciamo pochi, ma per motivi. Sei abusivo in Italia, le ha fatto foglio di via, poi l'ha sposato due o tre volte, diviene un reato. Ci sono cose del genere, perché quelli che ci sono i Rom, che hanno soldi e sono ricchi, abitano tutti in casa e ci sono tutti con la situazione buona, gira in macchine che... Ma questa gente, c'è gente, solo gente povera, gente che hanno bisogno di vivere, perché in Romania non ce l'ha niente, ci sono, si è perso il filo della vita, perché giusto, sono da 15-20 anni qui e si è perso tutto lì e non ce l'ha proprio niente qua. Io ho voluto dire, ho parlato con tante persone, perché a me mi ha chiamato tramite un'email una persona importante della Milano,
Io l'ho detto sinceramente, non lo so se lei può aiutare me dopo tutto questo tempo, perché io credo che in Italia solo sogniamo, è un sogno che poi diventare con una casa e con un posto di lavoro, per loro parlo, perché giusto sono trattati in questo modo, e non credo che si può dare un campo autorizzato, perché giusto le case popolari non ci sono, sono come ho capito sono 500 case popolari, ci sono 10.000 domande, non credo che arriviamo in una casa popolare, ma almeno come a Brescia e a Milano io ho capito che sono stati fatti dei campi regolari con dei container, che ci sono anche qua a Torino dopo i giochi olimpici, ci sono tanti container che stanno da tanti anni, dal 2006 o dal 2006 fino adesso, che sono stati tutti quelli per almeno una emergenza abitativa per un periodo, fin quando si può fare i documenti, mettere i bambini a posto, perché che futuro possiamo dare noi ai nostri bambini quando andiamo avanti senza documenti, senza niente, e in due paesi che non hai nessuna radice né là né qua. E io penso che doveva essere uno che si poteva preoccupare per tutta questa gente, invece di prendere tutte quelle cifre dei soldi sulle loro teste, almeno di fare questa che penso per loro era gratis, ormai tiene quelle container dei giochi olimpici per niente. C'è anche... È pieno di roba vuota. Sì. È pieno di posti vuoti. Chiedo scusa perché io quando parlo non mi esprimo molto chiaro. Mi sto, diciamo, agitando perché la situazione... A me mi dà fastidio per la gente che vedo che non ha una possibilità di integrarsi in questo anno che noi siamo in 2020, quando possiamo aiutare le persone che sono indietro di noi, le consideriamo ancora quarto mondo, perché già terzo siamo noi, questi di così, e loro ci sono quarto mondo. E ci sono, però dobbiamo pensare che loro, come in questa situazione che ha fatto tutti questi sgomberi, l'ultimo sgombero che l'ha fatto in Res Romuli, per 15 persone sono arrivati 20 macchine con scutieri, con 20 macchine, che anche se voleva portare ogni rom in una macchina già rimaneva 4 libere. Ma io tutti quei soldi che sono spesi per questa gente, io non li capisco il comune di Torino come fa, perché giusto adesso che ha fatto sgombero le ha diviso, ha occupato più posti, e penso che in un posto sono 25, in un posto 30, cosa fa? Fa di nuovo i sgomberi e manda 30 macchine là, 15 là, 20 là, perché ci sono 7-8 persone. Poi questa è una cosa che soldi sono spesi di cittadini italiani, poi loro diceva come può vivere i romi con gli italiani, ma è molto chiaro, se loro non ha la possibilità di avvicinarsi in un modo umano, perché giusto li tiene lontani di loro, non gli dà la possibilità di integrarsi. Nessuno si è mai stato occupato di loro fin quando non vengono cifre di soldi, poi si è occupato solo un periodo che era quella cifra, che si doveva spendere quei soldi. Anche di elezioni, anche sì. Prima delle elezioni. Il resto tutti sparivano, non c'era più nessuno, non potevi parlare più con nessuno. Iniziato con delle promesse, adesso vi dobbiamo dare la casa, vi vogliamo fare i documenti. Ma non è mai successo questa cosa. E io sono infiltrato dentro di fare tutti i filmati contro la polizia, non quella che si fanno giustamente il suo dovere. Perché se un poliziotto arriva in campo e mi dice guarda, dovete uscire, perché io ho tanti filmati dove ho detto non opponiamo la resistenza. Loro sono venuti con gli scuti e li ha saltato addosso a mano, perché c'aveva la telecamera, e dove ho grido forte, non dovete fare violenza, siamo tutti che non abbiamo bisogno di violenza. E loro così, va bene, parliamo, perché io facevo in diretta, io ho fatto in Facebook in diretta, le ho detto, faccio in diretta filmati.
erano tutti tranquilli, non come i primi tre, perché loro fanno abuso, non è che facevamo noi abuso. Ok, le ringrazio, no, chiedo scusa per le... perché abbiamo superato il tempo solo, probabilmente. Ringraziamo moltissimo il signor Jean per gli sforzi che ha fatto per denunciare tutti questi avvenimenti molto recenti. Siamo molto colpiti dalla tua testimonianza e siamo sicuri che il vostro documento video produrrà sicuramente un effetto di denuncia e che sicuramente raggiungerà moltissimo successo. Quindi vi ringraziamo moltissimo per la vostra testimonianza, perché è davvero importante. Posso dire una cosa che è importante per capire anche il tipo di relazione di quello che lui ha raccontato? Vorrei specificare che dopo l'ufficio nomadi e stranieri, dato che non faceva bello, hanno cambiato il nome, si chiama Reparto Informativo Minoranze Etniche, però a Torino esiste, è importante dirlo, pagata sempre dal comune, perché evidentemente siamo pieni di soldi, è evidente, non ci sono problemi. Questo reparto è un tipo di polizia etnica o etnicizzante che si occupa tutti i giorni, ma praticamente forse nei weekend, sì, di passare a controllare le persone povere e rom. E ci tengo anche, come tutti noi abbiamo molto chiaro, che le persone non sono... tutte quelle che vivono nelle baracche non sono tutte rom, ma sono anche povere, perché non è che essere rom vuol dire voler vivere una baracca o essere, cioè, e non potersi permettere una casa, ok? Quindi c'è una polizia dei poveri, tendenzialmente etnica, e che fa pulizia etnica, ok? Sulla base di etichette, ma che si preoccupa, anziché sicuramente fare molte altre cose, non me ne frega niente, non, spero che non faccia il meno possibile, però che passa 3, 4, 5 volte alla settimana con la stessa gente, identificando la stessa gente, ovunque si trovino, siano in gruppo, siano da soli, siano in nuove, tra virgolette, sistemazioni, sono asfissianti e li perseguitano. Adesso basta, fine della storia, fine di queste, appunto, di queste dinamiche, perché poi è quello che succede a Torino nel 2020, appunto, fili che uniscono, noi abbiamo una polizia così. Questo del comune, non sto parlando di tutte le altre che vengono mobilitate per gli sgomberi, dove la gente non oppone mai resistenza, però c'è la celere, ci sono i carabinieri, tra un po' mandano gli elicotteri. No, io parlo di tutti i giorni, tutto il giorno. E questo c'è gente che è da più di 20 anni, che ha parlato di fronte a me, agenti che hanno fondato la loro carriera sgomberando gente, ancora prima di Lungostura Lazio, ok? Fine della puntualizzazione, grazie. Fascismo. Grazie a voi. E siamo a conoscenza anche dei rapporti europei che sono stati redatti recentemente sulla crisi sanitaria che stiamo attraversando e che vede soprattutto le minoranze rom e sinti vittime di queste violenze. E questa è una denuncia che va assolutamente diffusa e che va presa in considerazione nella reale misura in cui un'integrazione per la città di Torino e per il Piemonte, mi auguro, sia possibile negli anni successivi. E, quindi ringrazio davvero anche Manuela, Gianina e Jean per averci portato la vostra storia. Speriamo di poter vedere presto queste immagini. Se avete concluso il vostro intervento, io passerei alle conclusioni, dato che è una cosa prima che va, certo. E mi sembra che c'è, come tutti hanno detto, tu, 1020, le cose strane che sottolinea. Ogni comunità, ogni gruppo hanno un'etichetta, cioè sottolineata, come Rom e quelle che hanno raccontato adesso. Non vuol dire che se sei cinese sei portatore di Covid, se sei musulmano sei terrorista, se sei una donna nera sei prostituta e via. Questo
Mi sembra che la ragazza del Blumino Verde anche ha parlato, volevo anche prendere qualcosa, che nella società civile, nel terzo settore non hanno trovato aiuto, è vero, perché siamo qui uniti stasera e raccontiamo problemi, e i nostri problemi e problemi e testimonianza reale che esiste in Italia e nella nostra città di Torino, ma non siamo uniti. E io faccio questo appello che è a cercare tutte le associazioni che collaborano praticamente questa tematica, o le comunità che si riuniscono, e quel momento credo che possiamo fare qualcosa insieme a cambiare. Mentre ci sono, non mi piace dire sempre, però quando ogni volta sento Salvini e Giorgia Meloni che parlano, mi fa male la pancia, e condanno anche in mass media, che praticamente non portano nient'altro tra loro voce e razzismo, dove si accende il fuoco che minoranza pagano, ma pagano tantissimo. E quindi questo, vi ringrazio molto Serena Regis stasera, quello che avete fatto, e mi aspetterei e mi piacerebbe di fare molto di più a spiegare ai cittadini italiani che non è quelle che portano mass media al solito e quelle che si dice in giro, ma è molto diverso la realtà che viviamo, perché tanti stranieri pagano anche tasse di questo paese. Non vorrei che arriviamo in futuro, perché ci sono i nostri figli che crescono qua, che si mettono alla fine, l'Italia diventa come un pezzo di America, quello che succede. E quindi spero che facciamo prima qualcosa che migliora la situazione. Grazie Suad per questo incoraggiamento, siamo molto contenti che tutti voi abbiate partecipato. E, sarebbe dovuto iniziare un dibattito adesso, ma dato che abbiamo ricevuto poche domande e siamo oltre il tempo limite, non vorremmo dilungarci troppo, e quindi ringraziamo nuovamente tutti i relatori, tutti coloro che hanno sostenuto la realizzazione di questa serata, e che è realizzata anche grazie al sostegno della Tavola Valdese e dell'8x1000 e nel progetto Tutti i Media Attivisti. E, speriamo che anche da casa siate riusciti a seguire bene e che possiate diffondere anche questa registrazione, che speriamo rimanga disponibile dopo la diretta. E quindi se ci sono nuovi appuntamenti, non mancheremo di comunicarveli, rimanendo aggiornati su questo canale, e tutte le associazioni che abbiamo presentato questa sera sono invitate comunque a sentirsi, a creare comunque delle nuove relazioni a partire da questa sera. E ringrazio Enzo, il presidente, e Andrea, la mia collega, per avermi aiutato, e invito a tutti a spegnere un attimo il microfono per poterci salutare e per ringraziarvi ancora di questa preziosa serata. Grazie. Io saluto tutti, abbiamo ascoltato. Il Centro Studi Sereno Regis è un luogo aperto. Nulla di ciò che noi ascoltiamo viene scordato. Quando ci sono le occasioni, Suad, Jean, non è sempre possibile, è faticoso per tutti, lo sappiamo. Se le creiamo insieme, le faremo. Io guardate cosa sta succedendo negli Stati Uniti e come è suddiviso il voto, e chi sta salvando quel paese sono esattamente le minoranze, esattamente le persone che si sono trovate più in difficoltà. Io vi ho ascoltato in modo anche soffrendo, perché c'è sempre un po' di sofferenza, alcune più grandi, alcune immediate, ma purtroppo lo sappiamo, e anche quando ce le sentiamo raccontare ci fa male.
Il centro studi è uno spazio aperto, siamo noi, lo costruiamo noi tutti, e quindi cosa posso dire? Cioè che daremo continuità sicuramente a questi temi per come sarà possibile, però lo spazio c'è e ci siamo visti quest'oggi e andiamo avanti. Scusate la lunghezza. Grazie a tutti, ai ragazzi giovani soprattutto. Grazie mille Enzo. E, se non ci sono altri interventi, darei davvero di nuovo la possibilità a tutti di salutare. Ciao. Un saluto Fabrizio, nel senso che ciascuno di noi è tante cose, è troppe cose, ciascuno di noi. Quindi così come non era possibile, faccio sempre l'esempio dei campi di concentramento, il peggio del peggio dell'umanità, no? Cioè un ebreo, slavo, omosessuale, comunista, criminale, cioè se avesse avuto tutti i colori di tutti i triangoli, cioè come lo classificavano i nazisti, cioè capito? Quindi ciascuno di noi è tante cose insieme. Purtroppo nella nostra epoca, che più che di democrazia è di post-democrazia, come l'hanno definita quelli che si occupano di queste cose, e sembra tutto più difficile, tutto più complesso. Noi dobbiamo tornare ai fondamenti, alle cose semplici, alle cose trasparenti, alle cose davvero resistenti. Quindi una di queste, per quella che è la mia esperienza di cittadino, è il Sereno Regis. Sarà per quello che ci si va d'accordo e si ha voglia di fare qualcosa insieme. Ma davvero, noi siamo persone, siamo esseri umani, non dovremmo usare le nostre risorse per romperci le scatole, catalogarci, creare appunto violenza strutturale, no? Che non c'è solo chi picchia, c'è tutto il discorso delle norme, eccetera. Quindi dovremmo usare le nostre risorse del pianeta per davvero andare a esplorare gli altri mondi, portando quello che di meglio abbiamo fatto come umanità, dalla cultura alla musica. Quindi davvero è impossibile etichettarci come fossimo una sola cosa. Una delle lezioni anche della storia è questa, quindi è una cosa bella quella di proseguire quello che era il messaggio della resistenza, ma tanti colori, no? Cioè un grande arcobaleno in cui ciascuno col suo colore, perché ciascuno ha il suo, e si pone all'incontro con gli altri. E che problema c'è? Facciamo l'arcobaleno ed è anche più divertente. Faccio un saluto anche io e per concludere volevo ancora ringraziare davvero tutti i relatori. E so che fare semplicemente, o semplicemente forse, insomma, non è l'aggettivo giusto, comunque fare una serata di scambio forse ci sembra quasi non abbastanza, però noi veramente crediamo che questo momento in cui abbiamo contattato tutti fosse un po' un modo per iniziare a tirare le fila di alcune delle situazioni che ci circondano e che spesso magari non ne siamo a conoscenza oppure non sappiamo tutto quello che ci sta dietro. E quindi grazie veramente alle testimonianze che ci avete portato, dalle cose positive alle cose, appunto, alle difficoltà. E come ha detto Enzo Ferrara, il Centro Studi cerca un po' di fare anche un po' canale di tutte queste realtà, per cui benvenga ancora collaborazione, ma soprattutto noi ci impegneremo a cercare anche di far arrivare le vostre realtà, insomma, di comunicarle, di far passare il messaggio di quello che raccontate, di quello che siete, perché giustamente, come abbiamo già detto stasera, non sempre ne siamo a conoscenza, e quindi noi come Centro Studi, grazie per averle condivise con noi, sicuramente ci impegneremo a farle girare per tenere insieme questi pezzi, ecco. Questo era un po' quello che volevo ancora aggiungere io, ringraziandovi. E volevo ringraziare anch'io, anche noi, penso, sì. soprattutto mi sono dimenticata all'inizio, volevo dirlo, mi fa molto piacere vedere tante persone giovani e immagino che ce ne siano altre collegate che non vedo, ma mi emoziona molto e secondo me è fondamentale che facciate voi tutto questo, questa rete, e cerchiate, cioè noi ci saremo, ci siamo e ci saremo sempre, però è molto importante che ci siano persone giovani che mettono in movimento, in circolo questa energia e soprattutto avere le idee molto chiare su che cos'è il fascismo, la violenza e sul fatto che è qualcosa che non si esaurisce mai purtroppo, ma che
e da trovare, da riconoscere, da scavare, ma anche da svelare, perché purtroppo è molto ben appunto strutturato, sta proprio nelle strutture, nelle istituzioni a volte, ma comunque è un ingranaggio che purtroppo schiaccia e funziona molto molto bene ed è sempre più camuffato. Quindi lo stesso fatto nostro di fare il film è proprio perché delle cose continuano ad essere molto violente e bisogna mostrarle, anche se sembra che ormai la democrazia, non so, una parola che mette tutto a posto. E quindi volevo ringraziarvi di nuovo perché mi ha molto emozionato anche questo fatto di aver ricevuto l'invito da voi, da Sereno Regis, ma anche da insomma, vedendo delle persone giovani e interessate. Le ringraziamo anche noi. Penso che ci vediamo ancora sul... Sono d'accordo con quello che ha detto, non mi ricordo come si chiama la signora, che insieme possiamo fare qualcosa per cambiare questa situazione che è qui in Italia. La violenza, gli sgomberi, la gente povera, tutte queste. Penso che insieme si uniscono ancora più persone e più possono arrivare a un certo punto che possiamo fare vivere insieme ancora i poveri e le altre persone che non hanno possibilità di avere nulla in Italia. Li ringrazio. Anch'io, cioè, ringrazierei sia Enzo Ferrara, Fabrizio Caridi, Andrea Zenoni e anche Ilaria, che comunque è riuscita anche a farci conoscere, perché io credo, cioè, credo molto nell'importanza del conoscerci, di fare networking e di condividere anche quello che stiamo facendo nel nostro piccolo. Cioè siamo tantissime minoranze, ma siamo una maggioranza, quindi veramente possiamo fare in modo di condividere tanto e di essere disponibili all'altro, ecco, cioè solo questo, quindi grazie. E ringrazio ancora di nuovo Ilaria, scusatemi. Mi unisco anch'io, grazie mille. Insomma, sembra forse superfluo dirlo, il fare rete è essenziale. Io il 2 marzo 2019 sono andata a Milano e c'erano 250.000 persone a una manifestazione che si chiamava People. Purtroppo, e c'erano tante realtà associative. Purtroppo lì non si è riusciti tanto a fare rete. Ecco, secondo me da quelle manifestazioni lì bisogna prendere esempio e dire, far conoscere le varie realtà associative, anche perché banalmente appunto non ci si può, non si può sapere tutto di tutti, quindi ben venga avere queste possibilità e portare avanti serate come queste, cercando appunto di lavorare insieme, semplicemente di portare avanti e far conoscere ad altre persone le attività degli altri. Grazie. Grazie a te, Fernanda. Grazie. Adesso mi sa che possiamo andare. Cioè, se ci permettete. Certo. Siete liberi. Vi ringrazio anche io tutti quanti, nonostante che Fabrizio mi ha preso, non lo conoscevo, piacere, che sono contenta che ti ho conosciuto, Ilaria conoscevo sempre, ciao Ila, e quindi Suad, le persone che conosco di più e tanti altri. Vi ringrazio, io mi stacco e ciao. Faccio allora mamma, ritorno a essere mamma, grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao. E ciao, buona serata. Anche. Grazie. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Ciao. Grazie. Ciao.